Buonasera e benvenuti al Ciriaci, dove il match di cartello della sesta giornata del girone Serie A2 è tra Locanda Matteini ed Autocarrozzeria Cirillo. Corner dentro, viene ribattuto da Locanda Matteini che ha qualche problema, poi l'uscita del portiere, ma può ripartire il contropiede, attenzione alla mano dei ragazzi in maglia gialla, viene servito Mattia Dei Rossi sulla sinistra, attende la corrente compagno di squadra che trova l'assist, tutto solo poi Bartomioli, il vantaggio della Locanda Matteini, 1-0. Corner autocarrozzeria Cirillo, palla dentro, arriva Tamagnini che se lo divora a un metro dalla porta. Nella ripresa l'autocarrozzeria Cirillo attacca da destra, c'è un fallo, forse sì, è calcio di punizione. Vediamo la soluzione dei ragazzi in maglia blu. Un passaggio laterale al lato corto, parte il cross basso e stavolta Tamagnini non può proprio sbagliare, a un metro dalla porta, spalancata di fronte a lui, è l'1-1 dell'autocarrozzeria Cirillo. Locanda Matteini per la reazione, l'azione è impostata con un lancio lungo che viene deviato sulla fascia sinistra, ancora cercano lo scambio, recupera palla per un attimo l'autocarrozzeria Cirillo, poi rimane lì, c'è Dei Rossi che è libero al limite, trova l'angolino Dei Rossi, non ci ha pensato un secondo, immediata la conclusione del numero 6, nuovo vantaggio Locanda Matteini. La partita è molto bella, attacca ancora la Locanda Matteini, prova ad andare dentro Dei Rossi allo spazio per tirare cross, invece l'autocarrozzeria Cirillo recupera ed è pronta a ribaltare subito il fronte d'attacco, c'è un intervento, sarà sì, calcio di punizione. Sta per andare Perroni in maglia numero 10, il suo destro viene respinto dal portiere, poi il rimpallo, la sfera che rimane lì, ancora Perroni col sinistro a trovare un angolo impossibile sul primo palo, è il nuovo pareggio dell'autocarrozzeria Cirillo, 2-2. Non ci sta la Locanda Matteini, occhio a Masseroni, il suo destro, il rimpallo, la palla che rimane lì, poi Bortoli non riesce a trasformare. Tutta in avanti la Locanda Matteini a cercare il gol del vantaggio, attenzione, fuori dall'area di rigore, poi l'autocarrozzeria prova a difendersi, c'è Dei Rossi, Violini però riesce a respingere. Riparte solo per un attimo l'azione dell'autocarrozzeria Cirillo, Dei Rossi a guidare forse l'ultimo attacco per i suoi, c'è un intervento, ancora grandissima parata di Violini che si supera due volte. Palla buttata in mezzo nella mischia, c'è un rimpallo, di nuovo in fallo laterale, arriva il triplice fischio del direttore di gara, splendido 2-2 tra Locanda Matteini ed autocarrozzeria Cirillo nella sesta giornata di Serie A2, girone Ciriaci.